Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Fa udire i sordi e fa parlare i muti. Non capita tutti i giorni. Chi è mai questo Gesù che riesce a fare cose del genere? Se lo chiedeva anche la gente di allora. Oltre che far udire i sordi e parlare i muti, pare che abbia anche ridato la vista a dei ciechi, raddrizzato sulle loro gambe paralitici, guarito molti malati e ridato la vita anche ad alcuni morti. Alcuni trassero la conclusione: costui, Gesù, è l'inviato di Dio. Molti altri però, nonostante le prove, non gli hanno creduto. Curiosità, sì, molta, ma fiducia, adesione a lui, poca. E noi oggi cosa c'entriamo con queste vicende? A me pare che il rischio della cecità, della sordità, del mutismo sia tutt'altro che scomparso al giorno d'oggi. Alludo per esempio alle drammatiche vicende dei rifugiati e degli esuli che premono in massa le frontiere dell'Europa. Quante svolte drammatiche ha conosciuto la storia, allorché molti, troppi, hanno scelto di fare i ciechi, i sordi, i muti. Ma al di là di questo, è interessante per noi il modo in cui Gesù compie le sue guarigioni. Nel Vangelo di questa domenica si racconta che gli presentano un sordo muto, egli lo porta con sé in disparte, lontano dalla folla, gli tocca con le dita gli orecchi e la lingua, poi guardando verso il cielo emette un sospiro e gli dice: apriti. Perché questi gesti? Se per cominciare Gesù porta quel poveretto in disparte è perché la relazione che vuole instaurare con lui è personalizzata. Qui entra in gioco non la folla o la massa, ma l'individuo con la sua libertà. E quel sospiro con lo sguardo verso il cielo sta a significare che Dio soffre a vedere i suoi figli ciechi o sordi o muti. Ed è sorprendente quel comando: apriti. A chi è rivolto? All'uomo. A ogni donna o uomo, e gli dice con tutta schiettezza: senti, se vuoi che io possa fare qualcosa per te, elimina ogni diffidenza e lasciami entrare nella tua vita. Apriti, dammi la tua fiducia. Perché non c'è peggior sordomuto di chi non vuol sentire né parlare. L'Eucaristia domenicale è l'occasione in cui, proprio come accade a quel sordomuto del Vangelo, ci lasciamo portare in disparte da Gesù. Mai ci è così vicino il Signore come al momento dell'Eucaristia, tanto che ci tocca, come ha toccato la lingua e gli orecchi di quel poveretto. E se facciamo attenzione, un'attenzione di fede, non è affatto strano sentire anche su di noi quel sospiro di cui parla il Vangelo. Soprattutto è quella parola, quel comando che possiamo sentirci rivolgere: apriti. Ma qui a questo punto tocca a ciascuno personalmente accogliere oppure rifiutare questo invito. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.